Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Giornalismo di guerra, c'è una caccia alle streghe, c'è un lavoro dei servizi fuori controllo di cui solamente in questo modo veniamo a conoscenza? No, che ci sia un lavoro dei servizi io me lo auguro. I servizi sono lì per quello, se no chiudiamo i servizi segreti non se ne parla più. Ma io credo che Fiorenza Sarzanini abbia fatto un ottimo lavoro, ha fatto il suo lavoro soprattutto, cioè quello di informare gli italiani, i suoi lettori, di cosa sta succedendo. In questo paese succede che probabilmente i servizi segreti hanno lavorato su una lista di persone da attenzionare. Io penso che a Fiorenza bisognerebbe fare un monumento, perché se quella lista è già ridicola di suo, come diceva il professor Cacciari, non c'era bisogno di servizi segreti, se quella lista poteva produrre degli effetti pericolosi per la democrazia e per le libertà, il fatto che Fiorenza e il Corriere della Sera l'abbiano resa pubblica l'ha totalmente sgonfiata e neutralizzata. Quell'operazione, ammesso che ci fosse un'operazione, è fallita grazie al fatto che è stata resa pubblica. Ora io non lo so, perché noi giornalisti sappiamo che quando abbiamo le nostre fonti, metà ci danno una notizia perché vogliono che escano queste notizie, e metà ci danno la notizia perché vogliono farla, vogliono distruggerla. Io non so qual è il caso, ma a naso penso che qualcuno abbia fornito una fonte del Corriere, abbia dato al Corriere questa cosa proprio per ottenere questo effetto, per neutralizzarla, per renderla ridicola quanto era ridicola. Quindi abbiamo fatto il nostro lavoro, che ne dica il professor Cacciari, abbiamo fatto il nostro lavoro, non è trovare la pace tra Ucraina e Russia, quello è il lavoro dei politici, il nostro lavoro è raccontare come si sta cercando di trovare la pace e cosa succede nel frattempo. Professor Cacciari, se vuole commentare, dice Sallusti, i servizi fanno il loro lavoro, Fiorenza Sarzanini ha fatto il suo lavoro, il caso sostanzialmente non c'è. Sì, ma il lavoro... Sì, ma forse il lavoro dei servizi, insomma, nel nostro paese ne abbiamo una certa esperienza, no? Il lavoro dei servizi forse potrebbe essere fatto meglio. Primo, non rendendo pubbliche e non facendo trapelare il lavoro che fanno, se no sono poco servizi segreti, mi pare. E secondo, svolgendoli con intelligenza, svolgendoli come si deve, vedendo davvero di individuare quelle che possono essere, in una situazione di emergenza o addirittura di guerra come questo, davvero presenze pericolose, soprattutto nella prospettiva dell'accordo, soprattutto nella prospettiva della pace. Questo dovevo fare i servizi, ritengo, in un paese democratico, non propagare liste o nomi, a volte, appunto, come è stato ricordato prima da Padellaro, risibili, ecco, che costituiscono forse un pericolo per le loro famiglie, non per la pace e tantomeno per il nostro paese. Allora, ora arriviamo anche alle...